Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di incominciare la trasmissione di stasera, che parleremo di argomenti un po' particolari, un comunicato a tutte quelle persone che vengono a fare le riunioni con Franco il giovedì sera. La riunione di questa sera con Franco non si tiene, la quantità di nebbia che c'è è talmente alta che molte persone non ce la farebbero ad arrivare, per cui tutte le persone che normalmente vogliono venire da Franco per il giovedì sera sappiano che questa sera non si tiene quella riunione. Secondo comunicato è un marzo di paura, un ciclo di conferenze sulla paura presso la biblioteca di Sandrigo. Allora, mercoledì 8 marzo, il libro della paura, è la Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Sarà Francesco, quello che sentite in trasmissione, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che terrà la conferenza. Gian invece mercoledì 15 marzo terrà una conferenza su esperimenti sulla paura, tecniche di autocontrollo e superamento. Mercoledì 22 marzo terrò io una conferenza, Claudio Simeoni, Stregoneria oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano. E mercoledì 29 marzo invece le categorie del vampirismo di professor Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Bene, questo ciclo di conferenze è organizzato da Studi Politeisti, @licosmail.com, e verrà in marzo. Comunque una presentazione più dettagliata la daremo nel corso delle varie trasmissioni di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Questa sera, anziché leggere Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, faccio una pausa. Perché? Perché è apparso sul mensile Focus un articolo dal titolo Ciao Gaia, la Terra è un unico organismo vivente? Punto di domanda. Gli scienziati cominciano a crederci. E noi allora chi siamo? I suoi neuroni o cellule impazzite? Bene. Prima di incominciare ad accennare a questo articolo, voglio leggervi invece cosa ne pensa l'Anticristo, il progetto dell'Anticristo. Vi ricordo che io sono un guardiano dell'Anticristo e l'Anticristo è il respiro di libertà che dal mondo circostante arriva agli esseri umani e gli chiedono di togliersi dalla posizione in ginocchio. Questo è l'Anticristo. Tutte le cagate, le stupidaggini dei cristiani sono stupidaggini dei cristiani. L'Anticristo è il bisogno di libertà degli esseri umani dalla posizione in ginocchio, dall'essere parte del gregge in cui gli adoratori di questo pazzo vogliono ridurli. E poi continueremo invece a vedere verso la fine il discorso sull'egoismo, cioè come si innesta il discorso sull'egoismo, che vi ho già fatto qui in trasmissione, cioè ve l'ho letto tutto, mentre qui ve lo accennerò soltanto, è proprio sul discorso di Gaia, cioè della Terra come coscienza, della Terra come organismo autoregolante. E vedrete come tutti e tre gli argomenti, il progetto dell'Anticristo, Ciao Gaia, questo articolo di questa rivista di diffusione, diciamo così, scientifica, e il discorso sull'egoismo vanno a interagire. Allora, il progetto dell'Anticristo, dal libro dell'Anticristo, la seconda parte. Progettare il divenire è l'imperativo di ogni essere che attraverso lo sviluppo della coscienza di sé mira a diventare eterno lungo la via del sé. L'obiettivo della microentità Anticristo è quello di costringere gli esseri autospacciatisi Dio creatore a compiere un balzo oltre il loro attuale livello di sviluppo per passare in quello successivo, espandendo la coscienza di sé verso il sé.
questo per consentire all'entità di continuare a svilupparsi sedimentando coscienze di sé lungo la via del sé, bloccando l'attività di chi, per soddisfare i propri bisogni, annienta tali coscienze per cibarsi di energia vitale stagnata. Naturalmente chi ascolta la trasmissione per la prima volta questi concetti non riesce a metterli a fuoco. Questo servono per le persone che hanno ascoltato da più tempo la trasmissione. Per ottenere questo si è formata la microentità anticristo, unendo coscienze di sé, consce dell'attività deleteria, degli esseri autospaciatisi di creatore, insoddisfatti dell'oggettività o attaccati dagli effetti di pulsione di morte. La microentità anticristo è venuta formandosi negli ultimi 13-15 mila anni in seguito ad una serie di eventi che videro coinvolti essenzialmente il pianeta Terra, le specie della natura, la natura in sé e la specie umana. Quando gli esseri autospaciatisi Dio creatore iniziarono a cibarsi di energia vitale stagnata, modificarono l'oggettività del pianeta e degli esseri viventi nella natura, provocando l'intervento dell'entità per difendere il suo bisogno di espansione. Cibarsi di energia vitale stagnata era una dichiarazione di guerra al bisogno di espansione dell'entità. La necessità di disporre di energia vitale stagnata portava gli esseri autospaciatisi Dio creatore a modificare le specie viventi, costringendole a comportarsi in modo tale da bloccare i propri flussi di energia vitale. I flussi dell'energia vitale nell'oggettività circostante vengono bloccati attraverso il blocco dei flussi di energia vitale del singolo individuo. Ogni formazione di energia vitale stagnante è un punto di morte. Morte intesa non come nascita e rigenerazione degli stati di coscienza di sé, ma come distruzione e dispersione dell'energia vitale, della coscienza di sé e del proprio divenuto. In altre parole, come definitiva dispersione del proprio essere. Solo il volere soggettivo può rimettere in moto l'energia vitale quando questa è stata stagnata. Se non entra in gioco il volere soggettivo, l'energia vitale stagnata segue il movimento universale, tende ad espandersi coinvolgendo l'intero soggetto. Le cause che produssero il deserto sahariano altro non erano che effetti dell'azione degli esseri autospaciati di Dio creatore. Il Sahara è l'orrore. L'orrore è il punto di energia vitale stagnata all'interno di un essere tanto vasto da non poter più essere rigenerato dall'essere stesso. Costui ha bisogno di aiuto perché ciò avvenga. L'orrore è energia vitale stagnata dentro il singolo essere, per il quale solo condizioni oggettive molto favorevoli possono aiutarlo a riaccelerarla. L'orrore sono i giacimenti di petrolio e di carbone, che per il loro esistere il pianeta non è in grado di smaltire se non attraverso l'uso delle mani e dei bisogni specifici della specie umana. Cosa vuole fare la microentità anticristo? Indebolire gli esseri autospaciati di Dio creatore, costringendoli a superare il loro attuale livello di sviluppo della loro coscienza di sé. Per far questo, deve impedire loro di cibarsi. Per ottenere questo, deve impedire al bestiame umano di continuare a produrre energia vitale stagnata, aiutandolo a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, usandolo per il proprio benessere. Il pianeta su cui appoggiamo i piedi è parte fondamentale dell'anticristo ed egli mette in evidenza i suoi bisogni, liberarsi dell'energia vitale stagnata. Questa non ciba gli esseri autospaciatisi Dio creatore, ma reca gravi intoppi al pianeta per lo sviluppo della sua coscienza di sé lungo la via del sé. E da qui dopo ci agganceremo a Gaia. Per ottenere questo, l'anticristo deve favorire le condizioni per le quali il pianeta si libera dall'orrore. Due tipi di orrore molto diversi, uno derivato dai giacimenti di petrolio, carbone, eccetera, la cui eliminazione può avvenire solo ad opera dell'essere umano attraverso le sue mani, l'altro, il nulla del Sahara, la cui eliminazione può avvenire solo per l'incontro di più voleri, quello degli esseri umani, dell'essere terra, dell'essere natura, uniti in un solo volere. Fintanto che le condizioni di sopravvivenza dell'essere umano lo portano a saccheggiare l'oggettività in cui vive, nulla potrà contro l'orrore. Fintanto che i bisogni elementari come la fame, la sete, la riproduzione attraverso l'imposizione e la necessità di sopravvivenza sono i padroni del fare umano, l'essere umano continuerà ad esistere saccheggiando il pianeta. L'essere terra avrà comunque i suoi bisogni soddisfatti, riduzione della quantità di idrocarburi depositati nella superficie, ma l'essere umano saccheggerà e distruggerà l'ambiente che gli permette l'esistenza.
Quando gli esseri autospaziatisi Dio creatore imposero la barriera del GH negli esseri umani, lo fecero favoriti dal divenire dell'essere umano stesso. Altro non fecero che spingere elementi sviluppatisi nell'essere umano nel corso della sua evoluzione. Così facendo si allontanarono dai sensi condizionati della ragione dell'essere umano e poterono dominarlo agendo lontano e nascosti, pur sempre presenti. La costruzione della barriera del GH sarebbe comunque avvenuta, anche senza l'intervento degli esseri autospaziatisi dei creatori, con la formazione e l'utilizzo della corteccia cerebrale, ma non con gli effetti devastanti dovuti all'azione terrorizzante volta a bloccare il flusso dell'energia vitale. La microentità anticristo deve necessariamente aiutare l'essere umano a liberarsi dagli effetti dell'energia vitale stagnata e per far questo deve favorire ogni azione atta a far sì che l'essere umano si liberi dal giogo che nelle varie culture lo tengono ancorato a schemi di esistenza che non gli consentono l'espansione della propria conoscenza e consapevolezza. Ad ogni livello di liberazione dell'essere umano corrisponderà sempre un riadattamento del sistema di controllo atto a riassoggettarlo. Sempre nasceranno nuovi momenti di liberazione corrispondenti ai nuovi giochi. Ed è l'entità anticristo che direttamente o indirettamente favorisce quegli sviluppi. Così facendo, la microentità anticristo rafforza la specie umana. Rafforzandosi, questa diminuisce la propria dipendenza esclusiva dalla soddisfazione di bisogni primari, quali fame, sete e riproduzione, e pur mantenendo il piacere per la soddisfazione di tali bisogni, non ne subisce il giogo, dando via libera la percezione di nuovi bisogni e delle necessità di soddisfarli. In quel momento, gli occhi con i quali la specie umana guarda il mondo circostante cambiano. Non è più solo il saccheggio per la sopravvivenza, ma è il prosperare dell'essere umano e del suo circostante. Come agisce la microentità anticristo nei confronti della specie umana? Con l'unico mezzo a sua disposizione, dare e togliere energia vitale. Dare e togliere energia vitale a degli esseri viventi all'interno della natura significa aumentare o diminuire le loro capacità percettive e il loro uso dell'attenzione. Significa far affluire dati o non far affluire dati al pensato della ragione o più in generale al fare dell'essere vivente. Quando fa questo la microentità anticristo nei confronti degli esseri della specie umana? Quando i singoli esseri scelgono la propria via, prendono il proprio divenire nelle proprie mani, quando affrontano il circostante, reclamando all'universo il diritto del proprio potere personale, usando gli elementi per lo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé. Quando l'essere umano sviluppa la propria percezione e chiama le cose del mondo circostante col loro vero nome. Se nella specie umana c'è un detto da assumere come modello, parafrasandolo naturalmente, è aiutati che qualcuno ti aiuta. La microentità anticristo non può imporre nulla a nessuno, nemmeno agli esseri umani. Può soltanto condurre e aiutare l'essere umano lungo la via che l'essere umano stesso ha scelto. Quando la scelta è compatibile con la via della microentità anticristo, questa può intervenire favorendone lo sviluppo della percezione e della comprensione. Se la scelta dell'essere umano non è compatibile, la microentità anticristo è indifferente, anche per le scelte antagoniste. La propria via è sempre scelta dal singolo essere nella fase di sviluppo in cui vive. Nel caso dell'essere umano, spesso sono vie autodistruttive, ma comunque funzionali ai progetti della microentità anticristo. E questa altro non può fare che elargire energia, ampliando la percezione del soggetto sulle proprie scelte. A volte esseri anticristo si affiancano ad esseri umani per condurli lungo la via, lungo le proprie scelte. Alcuni diventano parte della microentità anticristo, anticristo essi stessi. Quali sono le scelte di un essere umano tali da provocare l'intervento della microentità anticristo? Nel mondo del quotidiano della ragione, ricercare la libertà del fare per sé e per gli esseri umani nelle sue stesse condizioni. Nel mondo della percezione dell'io psichistico, sviluppare il corpo di sogno e le sue percezioni e la comprensione delle connessioni fra le cose. Nella natura, agire per favorirne lo sviluppo, sul pianeta Terra, distruggere l'orrore. Ogni essere umano, quando con le sue scelte si rapporta con un aspetto specifico della microentità anticristo, acquista comunque la certezza di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La microentità anticristo non si può pregare per un intervento, essa è manipolazione del divenire, non è presenza nel mondo quotidiano della ragione.
La microentità anticristo è fare e si rapporta soltanto col fare. Dare qualche cosa per avere qualche cosa in cambio, senza per questo imporre qualche cosa al di fuori delle condizioni imposte dall'oggettività. Il potere di essere va reclamato da ogni essere, e questo reclamo, attraverso l'uso del proprio volere, è il rapportarsi dell'essere umano con tutti gli esseri dell'universo. La microentità anticristo ha agito nel corso dei millenni per liberare l'essere umano dalla coercizione dell'energia vitale stagnata. Gli esseri autospaciatisi per Dio creatore hanno agito per rinnovare il proprio dominio e il proprio controllo sull'essere umano. Se gli esseri autospaciatisi Dio creatore agiscono terrorizzando gli esseri umani, che senza conoscere né potere personale, capacità di usarlo, e per cause accidentali si spingono nel mondo della percezione fuori dai confini della ragione e possono contare sulle alleanze con esseri umani che, incapaci di usare il proprio potere personale per fare, devono rapinare altri esseri umani con l'uso delle armi, la microentità anticristo non può intervenire se non come istruttore lungo la via delle proprie scelte del singolo essere umano, fornendogli energia vitale. Lunga, difficile e faticosa fu la via attraverso la quale gli esseri autospaciatisi Dio creatore asservirono esseri umani. Lunga, difficile e faticosa è la via alla liberazione da tale coercizione dell'essere umano. Parafrasando qualcuno, avanti e indietro, la via è ugualmente lunga e ugualmente stretta. Liberare l'essere umano dalla coercizione implica privare gli esseri autospaciatisi Dio creatore di energia vitale, di cibo. Liberare l'essere umano significa limitare l'orrore sariano. Liberare l'essere umano significa liberare il pianeta Terra dall'energia vitale stagnata sotto forma di idrocarburi, senza che questo porti ad un eccessivo avvelenamento dell'atmosfera terrestre, danneggiando irreparabilmente l'essere umano e con esso tutti gli esseri della natura. Liberare l'essere umano significa una diminuzione del saccheggio del circostante, della natura, del divenire umano. Liberare l'essere umano significa dare una possibilità ai pianeti del sistema solare di poter avere una coperta, una natura. Liberare l'essere umano significa favorire lo sviluppo dell'entità in questo settore dello spazio e molte altre cose ancora. Questo è il progetto della microentità anticristo e questi sono i motivi per cui, anche se tale microentità è una coscienza risultante delle coscienze che la formano per lo più non umane, è nello stesso tempo riferibile alla specie umana e al suo divenire. Sulla specie umana si combatte una sfida per lo sviluppo dell'entità in questo settore dello spazio e in questo tempo la sua qualità, il suo sapere e la sua conoscenza, il suo potere personale, altre battaglie in altri tempi, in altre ere. Il contendere era lo sviluppo di altre specie, il loro divenire a volte fu gloria, a volte fu sconfitta. Potente l'essere sole, grandiosa madre terra, immenso l'essere natura, ma importante l'essere umano e le sue mani. Per questo l'essere sole favorisce la specie umana, l'essere terra ne favorisce la presenza e l'essere natura lo tollera, spesso sacrificando altre specie o compromettendone il divenire, nonostante il lungo cammino nell'evoluzione che portò alla loro esistenza. L'essere anticristo agisce sulle condizioni, nelle condizioni, attraverso i mutamenti. Le condizioni, le contraddizioni, i mutamenti saranno sempre favorevoli alla microentità anticristo e all'essere umano nel determinare il proprio divenire. Se questo non funziona, funzionerà quello. Se quel mutamento non si conclude, un altro si concluderà. Se una contraddizione non si risolve in modo favorevole, sarà quella successiva. E così via, mutamento dopo mutamento, riadattamento dopo riadattamento, gli esseri, autospaciatisi per Dio creatore, non saranno più in grado di rinnovare il proprio dominio sugli esseri umani. Questo quando gli esseri umani realizzeranno la coscienza del potere di essere da essi detenuto e come questo sia superiore a quello degli esseri autospaciatisi per Dio creatore. La libertà del fare è un bisogno insito nella specie umana. Non ha importanza quanti mutamenti saranno necessari o quali nomi i vari percorsi assumeranno nel corso dei mutamenti. Non sono nomi né forma né apparenza a determinarli, ma il fare delle mani, l'estensione della percezione dell'essere umano, lo sviluppo del suo potere personale e le sue capacità, la possibilità di massificare, fare, potere personale e divenire. Per le condizioni, la microentità anticristo è già vincitrice sugli esseri autospaciatisi Dio creatore. I poteri personali degli esseri che la compongono sono molto più grandi dei loro, ma la loro non sarebbe una vittoria, sarebbe mettere un Dio sul trono di un altro Dio, sarebbe riprodurre il fare dal quale l'energia vitale stagnata prende forza per riprodursi.
La vittoria della microentità anticristo dipenderà dal processo e dalla sequenza dei mutamenti per raggiungere il fine. Liberare il potere insito negli esseri, in tutti gli esseri della natura, in tutti gli esseri planetari, in tutti gli esseri umani. Il potere di essere è guida in sé e al servizio di sé e di nessun Dio padrone. Il percorso è la vittoria della microentità anticristo, non l'atto con cui questa riuscirà a far passare il piano e a far passare di piano agli esseri autospacciatesi Dio creatore. E questo è il progetto della microentità anticristo, questo è il progetto dell'anticristo. E alcuni termini e alcuni passaggi, capisco bene che chi li ha ascoltati per la prima volta non sono chiari, perché risultano chiaramente da capitoli precedenti, cioè sono spiegati in capitoli precedenti. Bene, questa coscienza, questo modo di essere dell'entità anticristo, di cui il pianeta Terra, la coscienza del pianeta Terra ne è una parte importante, cioè rappresenta un aspetto fondamentale, su focus di questo mese abbiamo la Terra, è un organismo vivente, cioè praticamente dopo le teorie di Lovelock, che per primo cominciò, che per primo nell'epoca attuale cominciò a pensare la Terra come organismo vivente, finalmente quella che era la visione degli stregoni, quella che è sempre stata la visione anche delle religioni pagane, parlando di Tellus, di Gaia, comunque l'insieme, di quella che è una grande parte del paganesimo, perché non tutti i paganesimi riuscivano a vedere la Terra come insieme, a volte ne afferravano aspetti del divino, e si sta rivelando una serie di risposte che sono quasi, non tanto scientifiche, ma che sono logiche sul piano anche della scienza. Per esempio, dice questo articolo, negli anni 60 Lovelock, ingaggiato dalla NASA per indagare su possibili vite extraterrestri, raggiunto alla conclusione che non c'è alcun bisogno di cercare vite aliene esplorando altri pianeti, basta osservare la loro atmosfera o altri parametri, perché la vita non è una questione di specie, riguarda piuttosto il ruolo che ciascuna specie svolge nel rendere funzionante un sistema tanto complesso. E dunque, guardando gli scambi di energia alla composizione dell'atmosfera, si può capire non solo se esiste la vita, ma anche se ha raggiunto un certo grado di sviluppo. E l'articolo continua con alcune dimostrazioni, no? Fra le altre cose dice questo articolo, parlando dell'esempio delle margherite che fa Lovelock sull'importanza delle margherite nella regolazione, non le margherite in sé, ma il colore delle margherite, la regolazione della temperatura, dice il tutto per la sopravvivenza di Gaia. In effetti da 3,8 miliardi di anni a questa parte la Terra non è mai diventata troppo calda né troppo fredda per la vita, spiega Bruno D'Argento dell'Istituto di Geologia Marina del CNR di Napoli. Organismi regolatori come gli invertebrati, che hanno formato le piattaforme carbonatiche, hanno catturato anidride carbonica dall'aria, consentendo che la temperatura non si alzasse troppo, e trasformando l'anidride carbonica in carbonato di calcio. Un'opera colossale. Basti pensare che organismi regolatori del gruppo dei coralli hanno creato le Bahamas, circa 1 milione di chilometri cubi di carbonato di calcio. 1 miliardo di anni prima lo stesso ruolo veniva ricoperto in modo efficace da esseri unicellulari microscopici che riuscivano ugualmente a formare scogliere e lagune di tipo carbonatico. E continua ancora, a promuovere l'idea di Gaia sono stati anche recenti studi sul plancton effettuati da Tim Lenton dell'Istituto di Ecologia Terrestre di Edimburgo. Il plancton rilascia nell'oceano uno zolfo che diviene zolfo di metile. Una parte si volatilizza e forma particelle acide. Queste a loro volta consentono la formazione di spesse nubi di pioggia. Se il plancton non svolgesse questo ruolo, secondo i calcoli di Bon Charleston dell'Università di Washington, le piogge si dimezzerebbero e la temperatura globale sarebbe più alta di 10 gradi centigradi. Il plancton fa in modo che Gaia resti relativamente fresca. E così via, continua ancora. Ma l'ipotesi si sta facendo più strada è che Gaia funzioni a sistemi gerarchici paralleli.
Qui ci va via con gli esempi dei geni, le famiglie e le altre vite della natura. A un certo punto fa un trafiletto e dice: ma è l'uomo? Attenzione, mente o malattia? Il pericolo uomo. Che ruolo ricoprono gli uomini? Alcuni dicono quello dei neuroni, perché li pensano progrediti, perché viene fatto passare la specie umana come la specie più progredita del pianeta fra gli esseri della natura. Invece è una cagata, cioè una cazzata. L'uomo sta distruggendo la biodiversità e quindi, più che un cervello, rappresenta un cancro. E questo è vero, e questo si ricollega esattamente a quello che vi ho detto del progetto dell'anticristo. L'uomo in effetti sulla Terra è un'anomalia, però è un'anomalia di cui la Terra si serve per curarsi da ferite, cioè per curarsi da concentrazioni di energia vitale stagnata che altrimenti non sarebbe in grado di curarsi. Questa teoria però venne osteggiata vivacemente da una corrente di pensiero diffusa nelle università inglesi e americane, che faceva capo ai biologi evoluzionisti. L'evoluzione, dice, non è altruista, sostenevano. Si basa sui singoli organismi. Gli individui non pensano al bene della specie. Il loro scopo è diffondere i loro geni con la riproduzione. La selezione naturale in seguito promuove i più adatti e quindi si formano nuove specie che a loro volta costruiscono nel loro insieme i diversi ambienti naturali del pianeta. Ma il punto è proprio su questo discorso, il punto centrale è proprio su questo discorso sull'altruismo. In realtà il concetto di altruismo è un concetto che viene imposto dalle religioni rivelate. Dicono: tu devi essere altruista. E quando impongono il concetto di altruismo, tendono a distruggere quello che è capacità dell'individuo, dell'essere umano, nel nostro caso è relativo alle religioni rivelate, di imporre se stesso, di costruire se stesso e di essere un elemento prezioso sia per se stesso, sia per il sistema sociale, sia per l'essere natura, sia per il pianeta Terra. Cosa vuol dire essere altruistici? Significa negare una parte di se stessi per mettersi al servizio di. Ma se io nego una parte di me stesso, nego una parte dei miei bisogni, una parte delle mie tensioni per mettermi al servizio di, sono un servo di, cioè sono sottomesso a, perché ho rinunciato a una forza interiore, a delle determinazioni interiori, a dei bisogni interiori. Se io non rinuncio a questi bisogni interiori, a questa forza interiore, sono sempre al servizio del sistema sociale, ma sono al servizio del sistema sociale con la mia ricchezza, cioè io al sistema sociale porto la mia ricchezza, che è la mia ricchezza fisica, la mia ricchezza intellettuale, che è la ricchezza dei miei bisogni, che è la ricchezza delle mie tensioni. Costruisco delle contraddizioni sulle quali i sistemi sociali vanno a costruirsi. Ma questo, si obietta, va a saccheggiare i sistemi sociali soltanto se l'egoismo è inteso dal punto di vista del potere di avere, cioè soltanto se l'egoismo viene letto dal punto di vista delle religioni rivelate, cioè siccome il Dio delle religioni rivelate è il Dio padrone che si impadronisce degli esseri umani, se uno è egoista all'interno di quella struttura di pensiero, vuole diventare padrone di esseri umani, per cui va a saccheggiare i sistemi sociali, per cui va a saccheggiare la natura, per cui va a saccheggiare anche il pianeta. Ma all'interno del potere di essere, all'interno del potere in cui si riconosce il mondo uguale a noi stessi, il sistema sociale uguale a noi stessi, portatori dei stessi bisogni, portatori delle stesse tensioni, l'egoismo soggettivo, nell'arricchimento soggettivo dei bisogni, delle tensioni, della conoscenza, del sapere, non fa altro che arricchire l'insieme. Arricchisce il sistema sociale, arricchisce la natura, arricchisce il pianeta Terra. Allora il discorso dell'egoismo e dell'altruismo è un discorso pretestuoso, cioè è un discorso che appartiene a un'imposizione dottrinale a priori, cioè il cristianesimo,
cioè le religioni rivelate, cioè il Dio padrone. Allora a quel punto dicono praticamente, siccome tu pensi solo a te stesso, a sviluppare se stesso, tu non sei altruista rispetto alla tua specie, ma è proprio all'interno del potere di essere, proprio perché io tendo a espandere me stesso all'interno della vita, per cui il più forte, cioè il cervo che corre più forte, è quello che andrà a riprodursi. Se il cervo corresse più piano per aiutare il cervo più debole, verrebbe mangiato dal leone e i suoi figli sarebbero più deboli rispetto alla vita, cioè la vita della specie si indebolirebbe. Per cui non è una questione di egoismo in quanto ci appropriamo di altri, ma è una questione di egoismo nel senso che si va a privilegiare quello che le forze che da noi, il nostro interno, vanno a spingere per costruire l'individuo, e da quelle forze si va a costruire la vita. Per cui il discorso è estremamente più complesso, ed è più complesso e funziona perché Gaia, perché il pianeta su cui mettiamo i piedi, che poi nella teogonia, quando ve la leggerò, Gaia non è il pianeta, cioè date il significato statico alle cose. Il pianeta su cui mettiamo i piedi è una coscienza di sé che marcia nell'infinito dei mutamenti, e io la posso riconoscere come Dio perché all'interno di questa coscienza di sé incontro le mie stesse tensioni, i miei stessi bisogni e le stesse forze che agiscono su di me, chiaramente in maniera diversa perché il soggetto che esprime quelle forze è oggettivamente diverso, cioè è diverso. Però ha le stesse forze che spingono, è la stessa conoscenza, lo stesso sapere, le stesse trasformazioni, la stessa costruzione del corpo di energia. Queste sono le specificità di Gaia, che sono le stesse specificità del mio interno. Per cui io, agendo sopra il pianeta e agendo per costruire me stesso, da un lato aiuto la costruzione del pianeta, in cambio il pianeta mi dà l'opportunità di costruire la mia libertà e di divenire nell'eternità dei mutamenti. Questa è la relazione reciproca che esistono fra gli dèi ed essenzialmente fra la coscienza di sé, natura in quanto coscienza, che poi nel libro dell'Anticristo tutto questo è specificato, i singoli esseri della natura, il pianeta Terra in quanto coscienza di sé, l'entità di cui abbiamo parlato, che non è altro che l'essere sole, che aggrega tutte le unità che diventano libere, cioè tutti gli esseri che raggiungono la libertà e che costruiscono l'entità in questa parte dello spazio, è la più grande coscienza di sé che esista in questa parte dello spazio, è l'essere sole, e i singoli pianeti del sistema solare. Tutte queste relazioni avvengono perché sono tutte coscienze di sé che tendono a costruire se stesse nell'infinito dei mutamenti. Ed io le posso riconoscere come dei solo perché riconosco la formazione, solo perché riconosco il Dio che cresce dentro di me, cioè il mio cammino per costruire il mio Dio. Per cui non è una questione di egoismo inteso come si intende nel potere di avere, ma è questione di egoismo come si intende nel potere di essere. E dal momento che andiamo ad accennare appunto questo spazio, lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana, che è un pezzo che vi ho già letto, no? Vi ho già letto, lo metterò anche in internet quando avrò occasione. Ciò che si contrappone alla coercizione educazionale, cioè alla sottomissione, al diventare cibo degli esseri che si proclamano Dio creatore, cioè a mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, è proprio l'egoismo soggettivo. La costruzione dell'individuo avviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove l'adattamento soggettivo è attuato dalla specie fin da quando uscì dal brodo primordiale e ha attraversato tutte le fasi di trasformazione, giungendo alla costruzione dell'individuo che, adattandosi a quanto incontra, costruisce se stesso nel migliore dei modi. Il migliore dei modi della sua costruzione soggettiva è determinato dall'oggettività che incontra. Tanto più l'oggettività in cui si sviluppa ritiene che il suo sviluppo sia patrimonio dell'oggettività stessa, e tanto più glorioso il suo sviluppo. Tanto più l'oggettività in cui si sviluppa intende trasformarlo in oggetto di possesso, e tanto più faticoso e misero sarà il suo sviluppo. Al momento del suo sviluppo l'individuo ha a disposizione i meccanismi che la sua specie gli ha costruito nelle trasformazioni milioni di anni, ha a disposizione la carica vitale dei genitori diretti, ha a disposizione gli adattamenti e le sollecitazioni che egli percepisce nella pancia della madre, fatti dalla madre stessa come risposta a fenomeni provenienti da un'oggettività che ignora. Probabilmente ci sono altri meccanismi importanti, ma per quanto riguarda il nostro discorso questi sono sufficienti. Altri meccanismi possono articolare
meglio le cose, ma non cambiano il significato. Con questi meccanismi affronta l'oggettività nel momento in cui nasce. La sua forza consiste nel riconoscere se stesso e la necessità del proprio sviluppo nell'oggettività in cui può crescere. Dunque, riconoscere il proprio egoismo relativo al potere di essere. E quando i cattolici vi dicono di rinunciare all'egoismo, rinunciare al proprio ego, significa distruggere il Dio che cresce dentro, significa distruggere la possibilità di diventare uno col mondo, con la vita, con lo sviluppo del Dio dentro ogni essere umano. Questo è tutto per oggi, cioè il progetto dell'Anticristo e della liberazione dell'essere umano è tutt'uno col progetto di Gaia. A Gaia, tutto sommato, al pianeta Terra, non gliene frega niente della specie umana. E la specie umana ha l'opportunità di costruire se stessa, cioè di costruire la libertà degli esseri. Al pianeta Terra gli interessa soltanto che gli esseri umani arrivino a un tale grado di sviluppo che la liberano degli giacimenti di petrolio, di carbone e di uranio, cioè quello che gli dà fastidio. Questo vuole, cioè noi siamo semplicemente dei batteri sull'essere Terra, che la Terra, ai quali la Terra ha favorito lo sviluppo per dei fini precisi. Dopodiché noi possiamo afferrare l'opportunità di esistere come specie costruendo la nostra libertà, cioè sottraendoci dalla posizione in ginocchio. Se noi accettiamo la posizione in ginocchio, sicuramente comunque andremo a usare carbone, petrolio, urano, tutto quello che uranio e tutto quello che ci serve. Però andremo a distruggere, a saccheggiare il pianeta e a distruggere noi stessi come specie. Cioè distruggeremo la possibilità che altri esseri umani divengano nell'eternità dei mutamenti. Distruggeremo la possibilità che altri esseri umani sviluppino il Dio che cresce dentro di loro. Questa è l'alternativa. Cioè, la posta in gioco è, per quanto riguarda la relazione col pianeta, per quanto riguarda la relazione della natura, è tutta qua. Anche se noi arrivassimo al punto di soffocare tutta la natura, no? Noi soffocheremo tutta la specie umana. I batteri ricominciano, i virus ricominciano, cioè ciò che è la natura, cioè l'essenza della natura, cioè il planto, che sono i batteri, che sono i virus, che sono gli esseri che noi non vediamo, continuano a svilupparsi, continuano a trasformarsi e continueranno a produrre anche esseri pluricellulari fino a riprodurre anche esseri giganteschi. Per cui la natura non gliene frega niente dell'essere uomo, anche se distruggesse l'intera natura, perché lei tanto i suoi tempi di mutamenti, i tempi di costruzione della sua coscienza sono infinitamente più lunghi di quella che è la nostra specie. La nostra specie vive da centinaia di milioni di anni, l'essere natura vive credo da 1,5 miliardi di anni, insomma, roba del genere. Per cui figurate qual è la differenza di mutamenti e di trasformazioni. C'è una differenza enorme. E noi come specie, pensiamoci poi come individui. Boh, detto questo, riapprendiamo le telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, io per oggi ho fatto questa eccezione. Scusate, ho fatto questa eccezione per quanto riguarda il libro dell'Anticristo proprio in funzione di questo articolo che è apparso su Focus. Ed è un articolo interessante, anche se tutto sommato non è un articolo che esaurisce l'argomento, anzi, lo accenna soltanto. Gaia dice, vediamo un attimo, pronto? Sì? Tu hai sbagliato una cosa sola, nelle tue riflessioni, che hai parlato di egoismo, ma dovresti dire egocentrismo, non egoismo. Sì, posso accettarlo. Ah, ecco, dopo c'è un altro particolare. Che noi non siamo stati né generati né Dio è stato generato. La vita dell'universo è eterna, quindi un concetto irraggiungibile dalle nostre attuali esperienze, sia pure del corpo cosmico, tutto quello che vuoi. Su questo non sono d'accordo, comunque. Io sono d'accordo. Sì, va bene. Perché il grande errore della Bibbia è stato quello. Dio creò da nulla tutte le cose, tutta una palla, perché l'universo è sempre esistito e sempre esisterà. Vabbè. Tutto qui. Ok. Ciao. Ciao. Pronto? Ok. Va bene. Sono d'accordo sul primo
punto, nel senso che i termini li puoi anche cambiare come vuoi, insomma, non è importantissimo. Importantissimo è definire il concetto. Egoismo ed egocentrismo può essere o non può essere, cioè, dovrei pensarci un pochino, ecco. L'importante per me però è mettere in luce quello che è l'atteggiamento sociale e l'atteggiamento della vita, l'atteggiamento della quotidianità e come l'uomo si pone davanti a questo. Questo mi interessa mettere in luce. Dopodiché ti dirò che è tutto abbastanza relativo. Per quanto riguarda la vita eterna, è sempre esistita. Questo è un concetto, appartiene a te, insomma, nel senso che c'è stato un momento in cui nell'universo c'era un silenzio assoluto, non c'era assolutamente vita, non c'era pensiero, non c'era nulla. E c'era però la sostanza dalla quale le coscienze prendono forma, prendono vita. E c'è stato un periodo prima di quello in cui c'era molto rumore, c'era una sola coscienza di sé che si è distrutta. Però, sai, le notti e i giorni di Brahma, il Brahma non Brahma Brahma, fa parte di alcune teorie, cioè alcuni modi di esprimersi all'interno della vita. Solo che io quelle teorie non le prendo in considerazione perché se una coscienza si distrugge, quella coscienza cessa di esistere, per cui non viene ad interferire in quelle che sono le scelte degli individui. Cioè, il pianeta Terra interferisce con le mie scelte, senza il pianeta Terra io non esisterei. Il Sole interferisce con le mie scelte, senza l'essere Sole io non esisterei. O se esistesse una forma di vita, sarebbe completamente diversa da quella magari di un Sole diverso o di una situazione diversa, per cui per me è abbastanza inimmaginabile. Pertanto queste forme io le vivo, le sento, le percepisco e interferiscono con la mia vita. Ciò che non interferisce è quella coscienza che si distrusse, cioè quella coscienza che muore col Big Bang e nasce l'universo come noi lo conosciamo. E l'universo come noi lo conosciamo ha un cammino di espansione, ha un cammino di espansione che è nei singoli esseri, nelle singole stelle, nelle singole galassie, nei singoli elementi. E questo universo in espansione è sempre stato percepito da tutte o moltissime almeno filosofie antiche, cioè era molto conosciuto. E dopo, quando è stato perso militarmente il ricordo, cioè quando i cristiani hanno saccheggiato militarmente gli esseri umani costringendoli a pensare a un Dio creatore, il condizionamento educazionale gli ha tolto la possibilità di pensare a qualcosa di diverso, togliendogli la possibilità di pensare a qualcosa di diverso. Vediamo un attimo. Pronto? Claudio, sono Santo Francesco. Dimmi. Da Vicenza. Tu hai iniziato, hai accennato al Big Bang, è la più grande cazzata inventata da tutti i secoli, perché l'origine dell'universo non può essere stato da quattro sassi che si sono aggregati o da quattro molecole che sono scomposte o da un buco nero. La generazione dell'universo è sempre esistita. Quindi non è nato da un Big Bang e non siamo stati originati da una palla di fuoco, noi siamo stati originati da un brodo di cultura che era, nel nostro caso, in questo sistema, nel sistema planetario che ci riguarda. Ma non siamo niente in confronto dell'universo, vuoi capire questo? Va bene. Tutte le nostre illazioni, ragionamenti e tutto quello che vuoi possono essere formidabili quanto che vuoi, ma non hanno addentellato con l'universo creato. Perciò io adesso vorrei accennarti un po' il problema ufologico, questi contattisti, questi balordi. No, ma lascia perdere, sono balordi. Perché hanno bisogno di pretendere che questi extraterrestri vengano dalla costellazione dei Pleiadi, dal cazzo di Giuda, da Zeta Reticuli, eccetera. Tutte denominazioni per infermare la realtà eterna e imponderabile dell'universo. Bravo. Perché, no, adesso ti spiego. C'è stato un grande scienziato e anche un grande religioso, ma non nel vostro ramo politeista, che Albert Einstein, adesso contestato.
lui parlava della curvatura dell'universo, perché anche lui credeva in un universo finito, e la sua disperazione era nel credere che l'universo avesse avuto un'origine, che fosse finito. Le sue teorie della relatività, che ha tanto contribuito a inventare questa puttanata dell'energia nucleare, che non serve né per scopi militari né per scopi pacifici. Va bene. Lui ha dovuto ripiegare nel quid. Va bene. Francesco, dopo un giorno o l'altro mi spiegherai l'effetto Doppler. Quello è quello. Ma tu l'hai capito? Va bene. Io spero di sì. Va bom. Perché c'è da fare delle grandi risate. Sì, sì. Vabbè. Sei convinto? D'accordo. Però io sulle c'erano due risoluzioni, non sono alla stregua di concepire le tue erudizioni, che senz'altro ce l'hai, però non sei malefico come possa sembrare, su certe situazioni e su certi studi che fai. Quello che mi fa rabbia è che tu hai fondato la teologia del politeismo. E tu hai fondato un'altra teologia del cazzo. Va bene, d'accordo. E Francesco, oh, vai. Saluti. Ciao. Va bene. Sì, teorie ufologiche sono sempre delle teorie che purtroppo vengono a rompere le scatole, come d'altronde le teorie monoteistiche. Vabbè, in effetti l'effetto Doppler, che sono i colori degli oggetti che si muovono verso la fonte, cioè venendo verso di noi, o quelli che si allontanano, che cambiano un colore, cambiano, e dalla velocità, dal colore si capisce anche la velocità di fuga, la velocità di avvicinamento, almeno se non dico cazzate troppo grosse. So che si usano anche come misuratori di velocità di automobili ormai, questo tipo di effetto. Cioè, stabilisce che c'è l'universo in espansione, l'universo in movimento, cioè, per cui che poi si dica che è avvenuto tot miliardi di anni fa, che sia avvenuto prima, che sia avvenuto dopo, che sia avvenuto, questo è un problema vostro. Dopo la stregoneria ne stabilisce un altro, cioè la stregoneria è una visione della costruzione della coscienza, cioè dei meccanismi che vanno a costruirla. Dopodiché quei meccanismi possono essere anche illusori, però l'importante è che noi li misuriamo nella vita di tutti i giorni, cioè la vita di tutti i giorni, che ci dice se un sistema di pensiero può funzionare o non funzionare. Chiaramente quando un sistema di pensiero sottomette gli esseri umani, cioè li costringe in ginocchio, chiaramente quel sistema di pensiero non funziona. Un sistema di pensiero in cui libera gli esseri umani, permette agli esseri umani di costruire la loro libertà, allora quel pensiero invece è un pensiero positivo. E all'interno del pensiero negativo, all'interno del pensiero monoteista, ci sono stati migliaia, milioni direi, di pensatori che hanno tentato di costruire delle libertà partendo da quello. E il loro sforzo è magnifico, cioè è grandioso, cioè effettivamente hanno costruito loro stessi. Pronto? Claudio. Ciao, dimmi. Sono molto appassionato sulla formazione della vita e sento che quello che avevo io già da diversi anni ha un'ottima sovrapponibilità con quello che sento nei tuoi lavori, nei tuoi discorsi. E a proposito di Gaia, volevo cioè, è facile dire, è assurdo la cosa, è facile dirlo, ma invece no, perché la caratteristica di un essere vivente è semplicemente, secondo me, vediamo se sei d'accordo, prima di tutto la sua persistenza, forse è un po' brutto il termine, e la sua persistenza però è dovuta a delle strategie, e queste strategie non sono una, possono essere qualsiasi, cioè qualsiasi un essere vivente è tale, cioè persiste perché ha delle strategie, non perché si replica, cioè questa, la riproduzione è una strategia. Fatti. È una, che poi può esserci la riproduzione sessuata oppure quella sessuata, allora, quindi uno direbbe, ma allora qual è la vita? Uno un po' bacato, tutto, sono solo forme di strategia diverse. L'uomo
è già un cocktail tra un batterio e Gaia. Cioè, tecnicamente, è un misto tra le due tipi di strategie. Il Gaia ha una strategia di persistenza sua, anche lui dovuta, frutto di miliardi, vari miliardi di anni, ha una sua strategia, e che e la sua strategia ha delle qualità tipo l'autosufficienza abbastanza, la surrogabilità delle parti. Cioè, non se manca l'uomo, cioè, non so, se manca qualche tipo di non so, non è un grande problema generalmente. Cioè, no, questa qui non è che non sia una forma di vita, è semplicemente un tipo di strategia che qualifica l'essere vivente Gaia. Cioè, l'essere vivente uomo tecnicamente è una cosa di mezzo tra il batterio, che è il batterio propriamente una forma di vita, l'unica, perché il batterio non solo perché è una singola cellula, ma anche se fosse il batterio fatto da tante cellule, il batterio è più propriamente, ma è un discorso completamente sbagliato questo qui. E l'uomo invece è una cosa di mezzo tra la complessità di Gaia e un batterio, è veramente una cosa di mezzo, perché tra l'altro l'uomo è un misto tra un batterio e un organismo con caratteristiche cellulari diverse. Volevo arrivare a dire questo qua, che l'uomo ha, diciamo, in prima analisi una sua strategia, come tutti gli esseri viventi, ma veramente in prima analisi, perché in realtà non ce l'ha. L'ha persa, secondo me, e questo qui un po' coincide con tutto quello. Cioè, l'unico che non è un essere vivente nella faccia della Terra è l'uomo. Sì. Perché gli manca una strategia reale. Cioè, addirittura il sasso è un essere vivente perché ha una sua strategia di persistenza. Che non gli serve, non importa, lui persiste in questa maniera, non importa, il Gaia ce l'ha un altro, tutti quanti hanno la sua strategia, frutto di miliardi di anni, l'uomo, e questo lo si deduce, cioè la sua strategia è adesso quella qual è inefficiente, cioè per raggiungere una soddisfazione in grado di felicità gli richiede una quantità enorme di lavoro. Vedi i rendimenti, cioè non c'è efficienza tra il lavoro umano e il suo piacere. Infatti. Cioè lavoriamo non per il piacere, ma forse non so bene per cosa. Quindi non c'è strategia. E non c'è strategia, non è un essere vivente. Cioè è un'altra strategia, tipo la strategia del saccheggio. Questa qui si sostituisce, ma questa non saccheggio soprattutto non solo verso l'esterno, ma verso la stessa se stessa specie e se esatto. stesso. Non ha una strategia, non c'è, non è un essere vivente al momento. Per questo io sto adesso sto cercando di lavorarci su questa cosa, per cercare di arricchire di verificare qualcosa. E l'uomo per il momento non ha strategia. Cioè ha quella strategia, ma non è della persistenza, non è consapevole, e ha un'attività un'attività che non mira al piacere, l'aspetto ludico è inesistente, non si sa bene cosa mira, non ha una strategia. Non ha una strategia. E non è un essere vivente. Ti devo purtroppo. Sei d'accordo? No, sono perfettamente d'accordo con quello che dici. Infatti, la trasmissione è piccola. Lo so, i ragazzi sono qua e giustamente si stanno preparando. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a te, Franco. Ciao. Allora, su questa telefonata chiudiamo la trasmissione. In realtà ha assolutamente ragione, e l'uomo deve riprendersi la sua strategia e deve riprendersi il suo divenire. Vedremo come la strategia della Terra è una strategia di Urano. Quando Crono taglia le palle ad Urano, mette in moto altre trasformazioni e altri progetti strategici. Grazie per avermi ascoltato. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie ancora per l'ascolto e a giovedì prossimo, e grazie ai ragazzi che mi hanno permesso di finire.